Cari fratelli e sorelle della diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi, buona giornata a voi, buona giornata a tutti coloro che ci ascoltano da lontano. Ecco, desidero così volgere un saluto a tutti quanti voi, a voi che mi ascoltate, a voi famiglie, a voi giovani, a voi ammalati, a voi anziani in modo particolare. Con voi desidero condividere questo grave disagio con la popolazione italiana e non solo. Sono diversi i paesi coinvolti dalla presenza di questo virus, coronavirus. Ecco, l'invito da parte mia a riflettere, a pensare, a considerare che non è assolutamente un castigo, non è una vendetta divina ciò che noi stiamo vivendo. Perciò, ecco, cerchiamo di purificare anche il nostro linguaggio, la nostra mente e il nostro cuore. È una prova, ma noi sappiamo bene che qualsiasi prova, qualsiasi sofferenza poi possono diventare anche un mezzo attraverso il quale noi recuperiamo maggiore serenità nel nostro vivere, nel nostro vissuto personale e comunitario. Inoltre desidero dire che, ecco, forse è anche una opportunità questo momento di ristrettezza, di limitazione nei nostri movimenti, nei nostri spostamenti, perché probabilmente noi stessi eravamo abituati a un ritmo di vita super accelerato. E quasi quasi ci siamo un po' distratti, abbiamo preso sotto gamba l'invito più volte sollevato dai nostri amministratori locali, nazionali, mondiali, ad esempio, a non inquinare eccessivamente l'ambiente e la natura che ci ospita, a cercare di monitorare le emissioni di gas che comunque hanno avvelenato un po' l'ambiente che ci ospita. E adesso, ecco, vorrei proprio che tutti quanti noi accettassimo con fiducia, con speranza, questo momento di limitazione. E perché io sono certo che una cosa, quanto più poi viene desiderata, viene anche più apprezzata e più amata. Due persone che si vogliono bene anche a distanza, si dicono di amarsi, si dicono tante cose belle, si trasmettono dei messaggi, si trasmettono sicuramente delle particolari affezioni, eccetera. Ora io dico, cerchiamo di recuperare ciò che è di positivo in questa situazione. Ad esempio, stando in casa, ecco, recuperiamo più l'ascolto vicendevole, l'ascolto dei grandi verso i piccoli, verso i nostri nonni, verso coloro che sono impediti solitamente, ecco, nelle manifestazioni più libere. Immaginiamo chi solitamente è costretto a rimanere in casa per più settimane, per mesi e forse anche per anni. Ecco, lo stare accanto magari ai nonni, a stare accanto a delle persone anziane che vedono questa situazione come un prolungamento della loro situazione abituale e non è una cosa da poco. Io direi allora, dedichiamo il tempo a nostra disposizione che si è allungato, ecco, alla riflessione magari su alcuni problemi personali, a meditare un po' di più sulla parola di Dio, a leggerci qualche brano del Vangelo, a scrivere magari qualche nostra riflessione, a fare qualche telefonata in più magari a qualche persona lontana o che sappiamo essere sola per più ore durante una giornata. Approfittiamo, per esempio, di pregare come abbiamo imparato noi da bambini,
recitando il Santo Rosario. Io invito ogni famiglia, per esempio, per 10-15 minuti al giorno a recitare magari una decina di Ave Marie, a recitare una preghiera, a farla ripetere ai nostri bambini. Ecco, magari a leggere il brano del Vangelo della domenica precedente o della domenica seguente. Cioè, cerchiamo proprio di bonificare un tantino il nostro lessico, il nostro modo di parlare, di recepire le cose che ascoltiamo, le cose che ci vengono propinate o dalla televisione o da altre agenzie, diciamo, culturali. Io vorrei proprio concludere invitando ciascuno di voi, carissimi, voi sacerdoti, a stare vicini alle nostre famiglie, a prendervi cura delle pecorelle che sono state affidate a voi. Le chiese siano aperte tutti i giorni, magari sapendo e disciplinando le ore mattutine e le ore pomeridiane. I sacerdoti siano disposti sempre all'emergenza, magari a soccorrere qualcuno che chiede anche di essere confessato, magari con le dovute precauzioni, che si inventino di lasciare magari un messaggio audio, un messaggio telefonico, un messaggio mediatico per le proprie famiglie, per le famiglie della comunità parrocchiale. Ecco, cerchiamo di collaborare noi stessi laici con i nostri presbiteri, con i nostri sacerdoti, cercando di favorire, ecco, mediaticamente questa trasmissione e questi messaggi. Infine, ecco, io stesso sono qui accanto a voi, carissimi, io sono qui nella diocesi, ecco, permanentemente, come il pastore che guarda l'orizzonte e si prende cura soprattutto delle pecorelle più bisognose. Sono qui pregando per voi e insieme a voi, credetemi. I miei orari sono immutati, sono quelli soliti dal mattino fino alla sera, e che io stesso sto cercando di riservarmi un po' più di tempo alla meditazione, alla preghiera, alla celebrazione dell'Eucaristia in forma privata. Ecco, siate sicuri, magari anche se non ci si vede con gli occhi del corpo, anche se noi non preghiamo insieme, siate certi che il Vescovo e i nostri cari sacerdoti pregano per voi e sempre con voi. Chiediamo l'aiuto alla Vergine Santa, chiediamo l'intercessione dei nostri santi, che in tempi sicuramente, ecco, non migliori di quello che noi stiamo vivendo, sono stati presi più a cuore dai fedeli. E chiediamo al buon Dio che la famiglia umana, la famiglia dell'intera umanità, possa esprimere, specie in questi momenti, maggiore solidarietà e vicinanza. Auguri a tutti.